Allora, siamo qui con Marco Benesperi, nuovo tecnico dei Casa Guidi. Mister, allora, nuova stagione alle porte, e, insomma, le sensazioni iniziali per te che dopo l'esperienza col settore giovanile del Pistoiese torni alla guida di una prima squadra in promozione che si prospetta, insomma, un campionato anche quest'anno particolarmente difficile. Sì, no, le sensazioni sono positive, anche se, perché se non lo fossero a metà luglio sarebbe un po' un problema, ma si dice in questi casi a luglio alle presentazioni siamo tutti belli, biondi, abbronzati, tutti forti, mister numero uno, e poi i problemi vengono a settembre, a ottobre, no, a parte gli scherzi. Sembra essere venuto in un posto giusto, in un posto dove comunque era la... sono persone per bene, persone dritte, persone che molto umili, che non pensano all'apparenza. È stato un po' quello che è stata la loro forza in quest'anno, il lavoro fatto anche da chi ci ha preceduto, me il direttore, mi riferisco a Grani, Gambadori, è stato un po' in quella direzione lì, e dovremmo essere bravi, staff, società che è rimasta la stessa praticamente con Pratesi, la Tiziana, insomma, e lo staff giocatori a proseguire in quello che è stato fatto finora. È cambiato qualcosa oltre nello staff e nel direttore sportivo, anche all'interno della squadra, per forza di cose, perché quando succedono questi cambiamenti è normale ci sia anche un cambiamento all'interno della rosa, ma penso che i ragazzi messi dentro siano tutti in quello stile lì, dai. Ecco, se allora l'obiettivo è quello di continuare il lavoro fatto egregiamente, insomma, dai predecessori, c'è un segreto, un qualcosa che, insomma, pensi già di poter dare per appunto continuare su questa strada? Ma senti, Dio, allora io a livello tattico in questi casi faccio fatica a dare già un'idea di quello che sarà la squadra del prossimo anno, perché comunque poi quando inizi, anche se hai un'idea, poi le prime amichevoli, i primi allenamenti, conosci bene i ragazzi, cambia un po' la visione. Quindi quello che posso dire è che comunque è stata allestita una squadra di qualità, perché è un campionato, come dicevi prima te, che è tanta roba, ci sono squadre come Viareggio, Ferrasanta, Castelnuovo, Merini, Andacianese. Il livello sarà sicuramente alto, e pensare comunque di aspettare che succeda qualcosa, penso che abbiamo pensato non fosse la strada corretta. L'idea è quella di andare un po' a prendersi, se vogliamo conquistarsi, che è la salvezza, è inutile girarci intorno, sarà molto difficile, ancora più di quello che è stato in quest'anno passato, raggiungerla, ma lo faremo. L'idea è quella di farlo con le proprie mani, via, senza aspettare che succeda qualcosa di positivo e senza meditarlo. Piccola battuta, è nominato tra ovviamente le pretendenti, diciamo, in campionato anche l'Arcianese, è stata la tua ultima squadra prima appunto del Casa Guida, era di promozione. Era finita male, c'è anche un po' voglia di rivincita in questi casi? Domanda velenosa, no, a parte gli scherzi, io con l'Arciano mi sono lasciato bene, anche perché alla fine molto spesso si guarda in modo fazioso, no, la cosa, nel senso sono stato esonerato, però io allo stesso tempo ho avuto modo di pensare, ma sono stato anche preso a maggio-giugno, quindi alla fine siamo andati pari, perché comunque essere scelto tra tantissimi allenatori, io sono un ragazzo ancora giovane in queste vesti, quindi penso sì che ad aver subito un torto, perché sarebbe sbagliato non pensarlo nell'esonero, però penso anche che comunque mi era stata data un'opportunità importante. E poi questo è un ruolo che siamo tutti vincolati dai risultati. I risultati in quel momento lì non erano soddisfacenti, e quindi è stato giusto così, perché questo gioco funziona oggi. Siamo qui con Tiziana Schifano, presidente del Casa Guidi. Tiziana, allora, la nuova stagione è alle porte, una stagione che si è aperta con un rinnovamento all'interno dell'organigramma, insomma, dirigenziale, dato che sono andati via l'ex ormai allenatore e direttore sportivo, e sono arrivati il nuovo direttore sportivo Patrizio Carraresi e il nuovo allenatore Marco Benesperi. Ecco, insomma, l'obiettivo è, almeno questo è quello che hanno detto loro, il mantenimento della categoria, quindi provare di nuovo, insomma, a trovare la salvezza. Il vostro obiettivo, insomma, è un obiettivo ambizioso. Un obiettivo ambizioso, però ancora di più è quello di divertirsi e creare un bel gruppo affiatato e una grande famiglia, perché comunque, insomma, poi l'importante è stare in un ambiente dove ci si confronta con gli altri, ci si sta bene e ci fa piacere, ecco, stare lì. Questo è l'obiettivo fondamentale. Poi i risultati, si sa, la palla è tonda, come si dice, quindi quello, chiaro, se si raggiunge la salvezza siamo tutti più contenti, ma
l'importante, ripeto, è divertire e stare bene. Una breve battuta sul torneo dei rioni di Casa Ale, di Casa Guidi, dato che te sei la presidente del comitato organizzativo. Sì. Un'edizione che ha visto un afflusso di gente, insomma, molto importante, tantissimi giovani tifosi, insomma, assistere alle partite, immagino sia una bella soddisfazione. Sì, tantissima soddisfazione, perché comunque poi le fatiche di un anno sono state ripagate in pieno. Vedere le intere famiglie, appunto, dai bambini ai genitori, ai nonni, presenti in piazza, è stata la soddisfazione maggiore, quindi la luce negli occhi dei bambini è sempre importante. Ecco, immagino che, insomma, da una parte dei rioni così seguiti, che insomma, sono così intrattenenti e divertenti, dall'altra la tua squadra di Casa dei Guidi, che fa così bene in promozione, si appresta a vivere un'altra stagione così importante, insomma, c'è una soddisfazione doppia. Sì, una soddisfazione doppia, perché vuol dire che ho trovato un gruppo di collaboratori che veramente crede in quello che fa, e quindi sia per quanto riguarda il Casa del Guidi Calcio, sia per quanto riguarda il Comitato dei Rioni di Serravalle Pistoiese, è il gruppo che fa la forza, quindi l'unione. Allora, siamo qui con Patrizio Carraresi, nuovo direttore sportivo del Casa del Guidi. Patrizio, la Casa del Guidi che arriva a questo campionato di promozione, il secondo campionato di promozione dopo la permanenza e la salvezza raggiunta l'anno scorso, quindi un Casa del Guidi che arriva con voglia di far bene. Avete allestito una squadra, adesso insomma stiamo per ripartire, quindi ecco un po' le linee guida e le strategie che hai, avete seguito sul mercato per allestire la nuova rosa. Allora, appena siamo arrivati, il primo obiettivo è stato di cercare di confermare il più possibile buona parte della rosa. E in buona parte siamo riusciti, qualcuno ha seguito il DS Grani e il Mister Gambadori, però insomma il gruppo solido è rimasto del Casal Guidi di tutti questi anni di successi dalla seconda alla promozione. Da lì siamo ripartiti, abbiamo inserito giocatori di qualità, giocatori di categoria, e siamo ben contenti perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi primari che ci siamo posti fin dall'inizio. Quindi diciamo un po' nuovi innesti e tante conferme, ecco, ripartire detto dal gruppo solido del Casa dei Guidi, è questo l'ingrediente principale per raggiungere la salvezza, insomma, anche l'anno prossimo? Per me sì, perché il gruppo in una società, in una squadra, è fondamentale per raggiungere certi obiettivi. Il nostro obiettivo è la salvezza, per noi sarebbe un grande obiettivo, un gran campionato, vuol dire che confermiamo la categoria, e quindi sarebbe un grande obiettivo sia per noi che per la società. Ecco, allora per i tifosi del Casa dei Guidi che sono in ascolto, e in generale insomma gli ascoltatori e i lettori di Pistoia Sport, le date del Casa dei Guidi, quindi quando la squadra andrà in ritiro? Allora, inizieremo il 20 d'agosto e fino al 10 di settembre, che sarà la prima di Coppa Toscana. E tutte queste 4 settimane di fila che faremo la preparazione tutti i giorni. Con Matteo Chimenti, difensore del Casal Guidi. Ecco Matteo, ti arrivi qua dopo diversi anni a Montecatini, quindi una realtà importante, quella biancoceleste, l'hai lasciata, adesso ne sposi un'altra, quella gialloblu. Il perché di questa scelta? Abbiamo scelto comunque anche quell'allenatore che mi ha chiamato, e sono venuto qui a Casal Guidi, e in pratica è stata la scelta poi definitiva, e mi ha preso un po' l'idea del suo metodo di gioco, del suo metodo di allenamento, e alla fine insomma ho deciso di venire qui. Ecco, il campionato di promozione l'hai affrontato diverse volte, nonostante la giovane età comunque sei un difensore esperto della categoria. Quali pensi possono essere gli insidi di un campionato che ogni anno, lo vediamo, è sempre più impegnativo e sempre più complicato? È un campionato sicuramente non facile, è un campionato che secondo me non va preso sotto gamba, perché comunque squadre forti, giocatori forti ne troviamo. E quest'anno bisogna una squadra abbastanza giovane da quello che abbiamo visto, e cerchiamo di fare il meglio possibile. Siamo con Ettore Spadi. Ettore, uno dei confermati rispetto alla scorsa stagione, ecco, in un anno comunque di cambiamenti e di novità, tu sei una conferma di questa squadra, quindi per te cosa significa restare in gialloblu anche questa stagione? Sono molto contento di restare un altro anno in Casa del Guidi, mi trovo molto bene e spero di poter fare bene anche quest'anno. Ecco, l'anno scorso è stato il tuo primo anno in promozione, quindi per te la seconda esperienza, un campionato che hai visto comunque essere molto impegnativo. Anche quest'anno ci sarà tanto da lottare, perché comunque le squadre sono tutte agguerrite, quindi il vostro obiettivo qual è? Ecco, sicuramente scendere col coltello tra i denti ogni partita. Esatto, il nostro obiettivo è fare bene, sempre fare bene, domenica dopo domenica, e giocarcela con tutti.